Uomini e donne gossip, Alex Adinolfi, flirt con una corteggiatrice di Mattia Marciano? Indizio. Gossip uomini e donne, Alex Adinolfi insieme a Valentina Colecchia. Indizi social. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Alex Adinolfi sembra stia frequentando un'ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Lei è Valentina Colecchia ed ha avuto modo di farsi conoscere proprio durante le scorse settimane. La ragazza è infatti arrivata nello studio del Tono Classico solo per conoscere e provare a conquistare il cuore dell'ex tronista napoletano. A quanto pare, ora, la Colecchia pare aver puntato gli occhi sulla non scelta di Rosa Perrotta. I due sono apparsi insieme su Instagram e i fan se ne sono immediatamente resi conto. In ogni caso, da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivati i dettagli della relazione che li sta tenendo vicini in questi giorni. Su Isa e Kia leggiamo però che il giovane ha risposto alle domande dei suoi followers attraverso una diretta. Alla domanda con cui i fan di Uomini e Donne hanno chiesto ad Alex Adinolfi cosa ci sia tra lui e Valentina Colecchia, l'ex corteggiatore non si è affatto tirato indietro. Il ragazzo si è però anche limitato nella risposta, rispondendo semplicemente, ci siamo trovati. Insomma, ancora una volta, la trasmissione di Maria De Filippi potrebbe aver fatto da cupido, anche se involontariamente. In ogni caso, al momento, non sappiamo con certezza se i due siano semplici amici o qualcosina di più. Lei sembra essere molto schietta e anche lui, durante il suo percorso al Trono Classico, non si è mai tirato indietro ed ha sempre detto quello che pensava, senza giri di parole. Uomini e Donne, Alex Adinolfi fidanzato con Valentina Colecchia? Il gossip. E mentre si cerca di capire cosa ci sia tra Alex e Valentina, ritorniamo al rapporto che, oggi, Adinolfi ha con Rosa Perrotta. Durante la sua ultima apparizione a Uomini e Donne, l'ex tronista e Pietro Tartaglione hanno raccontato di aver incontrato il ragazzo la scorsa estate e di aver parlato e messo una pietra sopra il passato, tanto da passare oltre senza alcun tipo di rancore.